Ma intanto io esprimo la solidarietà al presidente Gianni e a tutti i giornalisti che sono stati chiamati in causa. Insomma, io credo che certi gesti vadano condannati, che bisogna riportare il confronto nell'ambito del rispetto reciproco, che bisogna evitare, diciamo, in ogni modo manifestazioni che rischiano di sfociare anche in atti di violenza, e questi non sono ovviamente tollerabili. Io credo di poter dire che, insomma, se noi guardiamo in maniera anche un po' distaccata, la più oggettiva possibile, noi alla vicenda Covid vediamo che la campagna di vaccinazione sta portando i suoi frutti. La Toscana è la regione che più in Italia ha visto l'adesione dei cittadini, siamo ormai vicini all'82%, diciamo, sul totale della popolazione di cittadini coinvolti nel percorso di vaccinazione. Ne vediamo i risultati. Noi avevamo, diciamo, in primavera più di 2.000 persone ricoverate nei reparti Covid della Toscana, oggi ne abbiamo circa 200, quindi il 90% in meno. Abbiamo una riduzione del contagio, è ripresa progressivamente la vita economica, sociale, culturale, insomma la gran parte delle attività didattiche si svolgono in presenza, sono riprese le attività sportive, e questo è merito della campagna di vaccinazione. Se non ci fosse stato il vaccino, se non ci fossero stati l'82% di toscani che hanno scelto di vaccinarsi, noi oggi non potremmo, diciamo, avere tutto questo, diciamo, probabilmente saremmo ancora in un regime duro di restrizioni con conseguenze non solo sanitarie ma anche economiche e sociali probabilmente insostenibili. Quindi dobbiamo andare avanti con la campagna di vaccinazione. Mi auguro che ancora chi ancora non si è convinto, insomma, lo faccia nei prossimi giorni e si possa andare anche oltre l'82% dei toscani, perché questo aumenterebbe, diciamo, il livello di protezione. Consentitemi anche di fare un appello. È partita anche la campagna per la somministrazione della terza dose agli operatori sanitari e di interesse sanitario, alle persone fragili e vulnerabili, alle persone che hanno più di 60 anni. In particolar modo voglio fare un appello a coloro che hanno più di 80 anni a fare quanto prima la terza somministrazione, perché le evidenze scientifiche dimostrano che soprattutto negli anziani, diciamo, c'è una caduta del livello di protezione dopo alcuni mesi, quindi la terza dose è fondamentale per irrobustire la protezione contro il coronavirus, soprattutto, ripeto, nelle persone che hanno più di 80 anni. Come fare per vaccinarsi? Primo, chiamare il proprio medico di medicina generale al più presto e fissare un appuntamento. Qualora ci fossero problemi, rivolgersi a una delle farmacie che fa vaccinazione oppure ai centri vaccinali delle aziende sanitarie, che sono sempre aperti e dove si può accedere anche senza appuntamento. Ecco, lo ripeto, è importantissimo che tutte le categorie che hanno diritto alla terza dose, ma soprattutto coloro che hanno più di 80 anni, facciano la terza somministrazione quanto prima.